Ciao ragazze, oggi realizzo un progetto molto divertente. Preparo delle ATC card. Questo acronimo significa letteralmente Artist Trading Card. Molti di voi le conosceranno molto bene perché esistono anche dei gruppi per vere appassionate. Per chi invece ancora non le conoscesse, posso dire che sono, come lo dice la parola stessa, sono delle piccole card e sono collezionabili e scambiabili. Hanno una dimensione di 3,5 x 2,5 pollici che tradotto in centimetri risultano 64 x 89 mm. Se poi vi piacciono e volete saperne di più, sicuramente il web è il luogo più adatto. Dopo questa breve presentazione, doverosa, secondo me, vi spiego velocemente come ho realizzato le mie. Io ho preso un foglio A4 di carta acquarellabile e ho con il VersaMark timbrato questo bellissimo timbro di Creative Studio. Ho poi utilizzato la polvere da embossing e ho asciugato il tutto con l'Heat Tool. Per colorare le ATC ho deciso di utilizzare le polveri Color Burst che, utilizzate con l'acqua, danno veramente un effetto che mi piace molto perché lo ritengo particolarmente artistico. Dopo aver spatasciato per benino, è arrivato il momento di dare una forma alle mie ATC. E per poter avere un taglio ottimale, io ho utilizzato una mascherina della misura 8,9 x 6,4 cm.
Dopo averle ritagliate, ho predisposto una mattatura di circa 0,5 mm, con un cartoncino nero. Avendo creato una mattatura nera, ho dato continuità alla mia mini card timbrando i sentiment in un cartoncino nero con il Versamark e con la polvere da imbosser bianca. Per ultimare le mie ATC, ho deciso di timbrare sul vellum lo stesso timbro, ma alla fine l'ho imbossato con la polvere nera, perché secondo me il nero sta bene veramente ovunque. Ed ecco qua le mie tre ATC. Spero vi siano piaciute.
A presto! Nella info box vi lascio la lista dei materiali utilizzati. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a condividerlo. E se avete delle domande da fare, potete lasciarmi un commento. Iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la casella relativa alle notifiche. In questa maniera non vi perderete le prossime idee creative. Potete visitare lo shop online e vi ricordo che mi trovate su Facebook con una pagina ed un gruppo tutti dedicati a Creative Studio. Alla prossima!